E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi in compagnia di uno di voi che è qua dietro. Primo passo di giornata ragazzi, oggi passo Croce Domini. Partenza da Breno in Val Camonica. Già vabbè, mi sono fatto già tutta la strada, guardate già lì che bel castello arroccato sulla roccia, e noi si sale per il Croce Domini. Quindi l'idea odierna è quella di fare appunto Croce Domini, scendiamo verso il lago di Idro. Dove c'è una bella rocca, la rocca di Idro, no, la rocca d'Anfo. Poi dal lago di Idro faremo il Tonale e dal Tonale scenderemo e faremo poi il Vivione per tornare verso casa. Vivione che ha riaperto di recente, visto che fino a un paio di settimane fa un versante, mi pare il versante bresciano, era ancora chiuso. Ok, passo Croce Domini aperto. Qua qualche anno fa era successo che in pratica c'era stato su quel vento che aveva sradicato un po' di piante, un po' di alberi. Adesso si vedrà un po' come la situazione, magari sta riprendendo gioco la natura, diciamo. We'll be right back.
era il punto dove si era sradicato quasi tutto. Infatti vedete che ancora, guardate un po', la situazione non è che è migliorata più di tanto, però sicuramente piano piano la natura riprenderà il suo posto, speriamo. Guardate qua che disastro ancora. Rifugio Bazzena, ma c'è ancora un pezzettino per andare su al Croce Domini. Ah no, questo è il Croce Domini. Questo è il Croce Domini. Però su c'era ancora un pezzettino. Di strada che ci porta verso un altro pezzo, quindi questo è il passo Croce Domini, però noi andiamo su ancora un pezzettino verso l'altro rifugino, che è il rifugio Croce Domini. Bestia. Che stradella. Woo! Via. Queste sono le strade belle. Guardate là, quel pezzo lì è sterrato. Passo Croce Domini, ragazzi. Eccolo qua, rifugio passo Croce Domini. Che spettacolo! Ok, partiamo per questo sterratino. Che non è tanto lungo, ma è davvero molto molto bello. Mettiamo in seconda e si parte. Guardate qua che spettacolo, e si vede anche il pezzo dove è venuta giù la bufera.
continuiamo lo sterrato dopo questo piccolo pezzo di dronatina. Sterrato che fra un po' si concluderà. Sembra di stare sul tetto del mondo, ragazzi. Gli sterrati hanno sempre il loro fascino, comunque. Davvero tanto. Lì si vede il passo Croce Domini. Guardate che bello. Lì le pecore, le capre, che bello! Wow! Le pecore e capre sono mucche, quelle. Sono mucche. Ragazzi, se venite a fare Croce Domini, fatelo questo pezzo, perché penso che ne valga assolutissimamente. Assolutissimamente la pena. Che bello. Sembra una cartolina. Non dovrebbe mancare tanto al primo tratto d'asfalto. Che vista assurda, ragazzi! Che non vi dico che dovete venire, ma dovete venire a vedere questi posti di persona! Mi si sta appannando la visiera! Bello! Porco Giuda! Asfalto! Asfalto! Ah, che bella storia! Che spettacolo! Bello! Che mi sto gasando! Che bella strada questa, ragazzi! Bello!
Guardate qua, guardate qua! Che goduria! Andiamo a prenderli! Dobbiamo prendere multistrada! Che spettacolo! Wow! Mi dicevano che qua c'era la base NATO, forse quella potrebbe essere che era una base NATO. O è una base NATO. Ok, ragazzi. Questo era il passo Croce Domini. Con il gioco del maniva, compreso il gioco del maniva, spero vi sia piaciuto. Adesso scenderemo dal passo e andremo verso il lago di Idro, cioè verso. Ci ritroveremo appunto sul lago di Idro, alla fine del lago. Quindi io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video che vedremo cosa metterò. Il tonale, magari metterò tonale e Vivione insieme. Oh, boh, che brutta strada che è sta. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi consiglio di venire a vedere questi spettacolari posti con i vostri occhi, anche per aumentare un po' il turismo che di questi tempi manca. Quindi venite, venite numerosi. Più numerosi venite, a me non cambia niente, però almeno facciamo sì che questi posti non vadano a morire. Quindi ragazzi, vi ringrazio ancora e ciao ciao!